Gib, c'è talmente tanto da dire che quasi quasi c'è poco da dire. Devi stare zitto, forse sì. Il campione Wild, il coach. Non c'è più, o meglio, non c'è più troppo. Pensa soltanto a lottare, pensa soprattutto a convincere. In tutti i modi, in tutte le maniere, come potete ben vedere, non arriva da solo il suo pillo. Tanto stanno chiamando il traditore, quello che dopo aver subito lui per primo scorrettezze e angherie da parte di Scanner ed Alex, ha deciso di ottenere di più la sua fattura. Questa è una cosa che ci ha deluso di più, ma questa è un'altra storia. Finché lo vedremo nel main event con Raffaele avremo modo di parlare di lui in maniera più approfondita. Il tappeto rosso, that's why you pay money, that's for my faith. Pagate soldi per vedere la mia faccia. Guarda la critica tutta per Alex Flash e Liam Masse per quel lavoro che lui ha fatto. Il lucidatore di scarpe personale di Alex Flash. L'ultima volta che Alex ha difeso il titolo Wild è dovuto scappare davanti a Leon Kido. Ha preferito scappare davanti a Leon Kido. Ha preferito scappare invece di combattere, di far vedere chi è. Perché ragazzi, non vi fate ingannare, Alex è forte, è fortissimo. Non è il coach a caso, non è un atleta che ha tenuto testa a Joseph Connors, superstar da WWE a caso. Soltanto che si è perso, perde. È perso, sì, si è perde perso in queste stronzate, si perde più, utilizza più energia mentale nel rubare rispetto che nel combattere. Fino a questo momento questi risultati gli hanno dato ragione. Adriano, io e te personalmente lo abbiamo visto crescere questo ragazzo ed è per questo che siamo in grado di vedergli attraverso e vediamo che questa sera non è soltanto Adriano, questa sera non è soltanto il Leone di Roma, questa sera lui è un ragazzo con un sogno ed è questo sogno a dovergli dare la forza di affrontare tutto. Match che aspettavamo da mesi. Assolutamente. Mesi e mesi e mesi. Arbitro Daniele Vettori, Alex Flash da una parte. Più selvaggio del wrestling. Ricordiamolo Bob, Wild Rules, questo match qua. Wild Rules, le regole sono le seguenti: non c'è il count out, può schienare anche fuori dal quadrato, ma persistono il rock break e la squalifica. Aria elettrica, emozione, tanta, tantissima. Alex Flash, Adriano, finalmente!
subito Adriano che prova, Adriano che prova la sua camel clutch full Nelson, non va per uno schiaffone di Alex, ma tu non sai con chi stai parlando. Esatto, il leone di Roma non va giù così, ma va giù cos'ha, perché Alex utilizza le corde. Adriano lo riprende subito sul pezzo, concentratissimo. Finisce qui al muro però. Un calcio di Alex, ma non basta, non serve. Ancora con la corda utilizzata come colpo basso. Qui l'arbitro. Uno, l'arbitro non può fare niente perché non è stato un colpo diretto, Gib. Agli adduttori, come direbbe il coach. Discutibile. Ma andiamo, torniamo dritti sull'azione, Bob. Perché qui. E qui vedi, no? Ancora il coach, lo vedi com'è petulante. Si nasconde tra le corde. Sì, pausa strategica la sua, lungi da me difenderlo. Questo è un match troppo importante. Ogni manovra, ogni situazione può essere davvero decisiva. Ma guardali là, Chip e Chop là sotto, in agguato, pronti. Attenzione. Qui intanto Flash finisce fuori dal quadrato, anzi viene inviato fuori dal quadrato da Adriano. Che poi lo risbatte al muro, lo stesso muro dove era finito lui. E poi lo usa come pallina, un po' al muro, un po' al palo. E qui stiamo vedendo una partita di ping pong. Vediamo dove si trova meglio. Il muro non sembra dispiacergli così tanto. Pubblico gradisce e noi gradiamo anche, perché poi ancora al muro, anzi al palo. Adriano ha fatto incrociare gli occhi, ha fatto confondere alla fine. Ma qui, guarda qua, Bob, guarda qua. I due scagnozzi che vengono aperti come un cancellino di canneggiole. E qui riprova il coach con la pedata alle corde, ma Adriano non ci cade per la seconda volta. Sì, ha fatto... spezza schiena. Ha fatto attenzione il leone di Roma e comincia il suo lavoro a martelletto. Uno, due, già due Adriano. Il suo lavoro a martelletto sulla schiena, sappiamo che è il suo parco giochi preferito, la schiena dell'avversario. Colpi subiti da Alex sono stati tanti. Sono stati tanti colpi subiti da Alex, e infatti vedi, si protegge vicino alle corde. Ma vuole evitare il confronto, vuole veramente sfuggire alle corde, ma qui le corde non sono casa in questo momento. Alex KO, Adriano in netto vantaggio. È in vantaggio netto, hai ragione tu, Gib. Alex che prova a rialzarsi con l'aiuto delle corde, ma non ce la fa. Adriano è ancora in vantaggio, con una gomitata lo ributta a terra in ginocchio. Bob, Alex non è in piedi. Alex non sta in piedi. Colpi subiti sono stati già troppi. Leone di Roma in dominio completo e assoluto. L'unica cosa che distinto fa è cercare le corde e proteggersi e scappare. Sì, però Adriano non si può distrarre. Assolutamente, hai ragione, non si può distrarre parlando con il pubblico, soprattutto perché ci sono Picchio e Liam fuori dal quadrato. Sì. Io ho paura, Gino. E poi parliamoci chiaro, questo è Alex Flash. Esatto. Non si dà le spalle ad Alex Flash, mai. Infatti, guarda qua. Una spallata ancora. Non guardo niente. Non guardi niente perché è in vantaggio Adriano e guarda il coach che si tiene alla corda. Va a schienarlo. Uno, due, soltanto due. Eh sì, il coach che fa soltanto questo. Il coach che scappa, il coach che abbraccia le corde. Alex, le corde non ti salveranno, perché? E combatti qua. Glielo dice Adriano, glielo dice chiaramente. Guarda Picchio come va a rincuorare Alex Flash. Sì, attenzione, ancora un altro schiaffo. L'unica altra cosa che abbiamo visto fare. Poi un pugno di Adriano che risponde in maniera più forte, più cazzuta il leone. Esatto, non sembra sentirgli gli schiaffi di Alex Flash. Adriano, un altro pugno. Poi body slam. Bob, non mi aspettavo un dominio così netto. Nemmeno io, Gib. Uno, due. Un Adriano impeccabile, inarrestabile. È in formissima. Sensazionale il leone. Che qui però, qui bisogna premere sul gas. Esatto. Io è una vita che non vedo un Alex così in difficoltà. Qui bisogna portarla in fondo. E ancora uno schiaffo. Qui Alex, lo vedete sulla sua faccia,
che non è in controllo della situazione, ancora sulla schiena. Spezza schiena. Adriano lo carica ancora. Un altro spezza schiena. Ma che cos'è? Il terzo, pare un mulino a vento da come gira Alex Flash. Ma che roba è questa? Uno, due, soltanto due. Un leone di Roma versione Robocop quest'oggi. Smaliante. Non c'è da perdere tempo però, ripeto, continuo a dirlo. Non c'è da perdere nemmeno un secondo. Ok Bob, che palleggiarsi Alex Flash un ginocchio, da un ginocchio all'altro, è una cosa che comunque richiede sforzo. Assolutamente, assolutamente, sarà stanco anche Adriano sicuramente. E qui prova la sua full Nelson camel clutch. Alex di nuovo vuole le corde, riesce con le unghie e con i denti ad opporre resistenza. Adriano ci prova ancora. Che fa Alex? E qui il coach scappa ancora. Jib scappa ancora il coach. Un unico piano l'avevamo lasciato con Leon Kiro, lo ritroviamo oggi. Un Alex Flash che non rende giustizia al suo nome. Un Alex Flash che continua a scappare, a cercare le corde, a sottrarsi. E guardalo, e guardalo. Ha perso la testa, Jib. No, ma qui gliela fa perdere, anzi, gliela fa ritrovare Adriano, forse. Ah! Adriano finisce sul palo d'acciaio e poi ancora sul palo d'acciaio. Mi duole dirlo, ma il leone è cascato nella trappola. Ancora sul palo d'acciaio. Dopo che aveva sbattuto lui, muro, palo, adesso Alex si è affezionato al palo e qui ci è finito forte, eh. Fortissimo qui. C'è finito veramente forte. Ed è a terra. E qui prova lo schienamento. Alex, uno, due, uff. Soltanto due. Bob, un Alex che non a caso si mette lì a fare quelle espressioni, a puntare il dito sulla tempia. Lo aspettava al varco il leone, eh. Esatto, Jib, vuole dirlo, ma Alex Flash, se è chiamato il coach, un motivo c'è. Eh sì. Un motivo c'è. Non puoi dargli un secondo di respiro, perché non sai cosa può tirare fuori dalla manica in qualsiasi momento, un asso, qualsiasi cosa. Facciamo caso. Fa schifo la merda. Attenzione, questa cosa non le vorremmo mai vedere, mai sentire. Facciamo caso a una cosa, però torniamo seri. Un Alex che veramente con uno spiraglio, Bob, ha ribaltato la situazione. Esatto, esatto. Stava subendo tantissimo. Poi va in quota. Sa quello che fa. Lo vediamo. Crossbody di Alex Flash. Altissimo. Uno, due. Gibbo, ma se lottasse sempre così dall'inizio del match, non sarebbe meglio? Non lo so, ne dovremmo parlare a lungo, io credo tanto nel suo talento, però come puoi criticarlo? Cioè, eticamente quanto vuoi, ma quanto... Attenzione qui! Non si cura il kick. Quanto è risultato? Cioè, ha ribaltato il match, e l'ho ribaltato con le sue tattiche, Con... Cosa dici? Non ci credo! Non si accontenta. Jib, Jib! Vedi, quello che dicevamo, anche se... Jib! Riesce a portarsi in vantaggio... Jib, no, Jib! Cioè, squalifica. Alex Flash, Alex Flash perde per squalifica, ma mantiene il titolo. Non ci credo. Vaffanculo, vaffanculo. Dai, Alex Flash. Era tutto per tutto. Dopo il lavoro che abbiamo fatto per portare un main show così, uno dei match più anticipati. Ci perdo anche le serate a commentare, vaffanculo. Alex Flash mantiene il titolo, perde il match ma mantiene il titolo. Che schifo! Andiamo via, cioè non so, no, non andiamo via perché... Perché c'è ancora lo show da commentare, che amiamo, però vaffanculo! SIW, ma sì, ma poi guarda che gesti, ma guarda che schifo! Ragazzi, ragazzi... Un grande professionista! That's how we play! Tu non mi prendi per il culo, capito? Basta! Ho perso, ma il titolo è mio! Sono a posto, hai fatto il tuo dovere! Sei un professionista! Non ci credo, adesso te lo dimostro! Te ce la fai a continuare? Ce la fai a continuare? Certo! E io no! Non ce la fai? Allora come facciamo adesso? Sì! No! Sì! 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 Capardico. Allora, uno, il match ricomincia. Sì, sì, sì. Due, puoi perdere il titolo anche per squalifica. Bene. E terzo, tu e tu, puoi andare. Sì, sì, grande Daniele Vettori.
direttore, il capo arbitro! Un vero professionista, mi sento di dire, Gib! Un vero professionista, l'arbitro Daniele Vettori! Dai, mi sento di dire che adesso dovrà dimostrare, Alex, non solo di essere un professionista, ma di essere un campione! Perché rimangono due cose davanti a lui, il ring e il leone di Roma! Cazzo sì! Questo su Twitch si dice mi dissocio, personalmente mi associo al pensiero espresso dal pubblico. E qui il match riparte. Finalmente! Alex, ora o mai più. Dimostra chi sei veramente, Alex Flash. Perché le carte ce l'hai e ce n'hai tante. Devi lottare, Alex, non c'è niente che ti può salvare adesso. Nulla e nessuno. Va subito all'angolo a colpire Adriano. Flash. Adriano lo sbalza via. E qui Alex deve lottare davvero, eh. Infatti vedi con quasi degli attacchi disperati da parte del coach. Sbattuto a terra con un calcio. I due ancora al centro del quadrato. Il coach che prova con dei pugni, ma Adriano lo carica sulla schiena, lo carica sulle spalle, ma il coach si libera. Attenzione l'arbitro, Jib! No! No, no, no! Non ci voglio credere! No! Lo puntava già da prima, l'avevamo visto, non volevo sottolinearlo quasi per scaramanzia. Colpo basso, come con Pan. No, ma basta, ma basta, ma basta! E tornano, e tornano. A questi punti niente, niente, ma no, vabbè, ok, niente li può fermare, via. Niente, nessuno li può fermare. Niente, nessuno. Che schifo! Io non so. Con una sedia addirittura. Non so come sia possibile. L'arbitro aveva fatto ripartire il match. Luciani! L'orgoglio ritorna! Sì! L'orgoglio dell'SIW! E allora è chiaro! E allora è chiaro, li ha presi per il culo! Game changer urlapicchio! Grandissimo! E lui ha cambiato tutto! Ha cambiato tutto e adesso! E adesso sì! Adriano e Flash! KO entrambi, ma finalmente l'arbitro è in piedi. Schieramento 1, 2, ecco! Il coach è vivo dopo una Luciani, eh! Il coach è vivo dopo la Luciani. Anche attenzione, i due non ce la fanno più. Non ce la fanno più, nemmeno l'arbitro ce la fa più, Gib. Colpo di Alex. Colpo di Adriano. Risponde Alex. Ancora poi il coach va allo schieramento. Uno, due. Mamma mia, sembrava liberarsi Adriano. L'epicità al training center. E qui Flash nel vento. Era tantissimo che non vedevo usare questa manovra da Alex Flash. Uno, due. Finalmente fuori i coglioni del coach. Senza più scuse, senza più pensieri. Fa solo ciò che gli riesce maledettamente bene, ovvero lottare. E allora titolo Wild in palio, il sogno di Adriano contro l'onore di Alex Flash, l'onore di non perdere il titolo. Esatto, perché di onore c'è solo quello al momento per Alex Flash, visto come si è comportato. Adesso non gli resta altra scelta, e guarda qui,
gli schiaccia la testa, ma Adriano! Adriano si alza! Con la forza del suo sogno! Torna su, il leone di Roma è qui! A vuoto, un tentativo di spezza schiena! Roll up di Alex Flash, 1, 2! No! 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 Ancora! Attenzione! Spezza schiena! Sì! L'ha chiusa! Sì! L'ha chiusa! L'ha chiusa! L'ha chiusa! L'ha chiusa! Alex Flash! Cede! Cede Jim! Adriano, devo capire quanto! Non ci credo! Signore e signori, il sogno diventa ufficialmente realtà! Il leone di Roma! Dopo mesi, dopo anni di sofferenze, riesce a vincere il titolo Wild. Non ci credo, è bellissimo, è una serata bellissima questa, non godiamocela. The system, 'cause I'm gonna be-